Molti mi chiedono come nasce la mia passione per il trading. Beh, devo dire che è una passione giovanile. Da ragazzo mi piacevano le storie, mi incuriosivano le storie di guerre valutarie, come la macroeconomia, le notizie macroeconomiche potessero influire sulle singole valute. A quel tempo c'era, mi ricordo, c'era il marco, la lira, la sterlina, le speculazioni del finanziere Soros, ecco. Tutte storie che mi appassionavano molto e che quindi mi piaceva, ecco, mi piaceva leggere con attenzione. Però la passione vera e propria per il trading, quindi i primi inizi, i primi trade, arrivano a cavallo della New Economy. Un po' prima cominciai quindi andavo ai borsini e cominciavo a comprare i primi titoli. Però l'attività di trader vera e propria nasce appunto con la New Economy. Erano gli anni 1999, a cavallo del 2000, quindi in piena New Economy. Si cominciavano a quotare in Italia al nuovo mercato o i primi titoli, Finmatica e Biscom, poi diventata Fastweb, Tiscali, Tecnodiffusione, CDC, Gandalf, me ne ricordo tantissime, tutti i titoli che si quotavano e nell'arco di pochi giorni registravano performance strabilianti e attraevano anche soprattutto il Nasdaq, i titoli come Microsoft, Amazon, eBay, titoli che appunto legati a internet e che anch'essi crescevano e registravano performance incredibili. E lì io, studente di economia, quindi mi ero portato la passione della macroeconomia, me l'ero portata, quindi avevo intrapreso questi studi di economia, cominciai insieme a un gruppo di ragazzi a frequentare quella che era per noi era la sala computer che serviva per studiare i primi rudimenti di Windows, di Excel, e noi invece utilizzavamo questa sala molto grande, devo dire, forse una delle più grandi in Italia, almeno c'è un 100-150 computer in questa sala enorme, questo gruppo di ragazzi, di colleghi universitari che invece stavano lì a guardare le prime quotazioni che potevamo leggere attraverso il computer. Prima si doveva andare al borsino e invece lì c'era Cataweb, il primo sito, forse il primo sito che cominciò a dare le quotazioni in tempo ritardato di 15 minuti. Fineco era il primo broker che nasceva da lì a poco. I primi trade, infatti, l'ho fatti con Fineco, e da lì ho cominciato a fare trade, a operare, a guadagnare tantissimi soldi perché la New Economy me lo permetteva. Qualunque titolo scegliessi, qualunque società che si quotava e che aveva attinenza con internet, cresceva in maniera esorbitante, cresceva a doppia cifra anche nell'arco da un giorno all'altro, e quindi sembrava semplice, facile, tutto facile, guadagniamo soldi, tantissimi soldi. Un esempio, riuscii a guadagnare 30.000 euro nell'arco di una weekend, diciamo di una settimana, grazie a 7 pagine gialle. Nascevano le prime directory online, fece un balzo di oltre il 100%, quindi lì io guadagnai tanti soldi, ero già dentro. Poi però purtroppo il mercato cambiato, il Bengodi della New Economy finì e scoppiò la bolla internet, il crollo della New Economy, titoli che cominciavano a scendere perennemente, lì io persi tutti i soldi. Quindi da quello che sembrava essere stato per me un inizio favoloso, un inizio senza difficoltà, senza problemi, ecco che invece è diventato un incubo, tutti i soldi persi e con l'incertezza anche di continuare in questa che era comunque nasceva con una passione. Però da lì direi che piano piano, grazie anche a alcuni colleghi che già utilizzavano i primi rudimenti dell'analisi tecnica. L'analisi tecnica c'era, ma non c'era quello sviluppo come c'è adesso nei computer, così facile, quei software così semplici che ti permettono di analizzare i titoli. E da lì coniugare forse una delle lezioni più importanti che appresi all'università, che è quella appunto che ti dice che negli affari, se vuoi avere successo, devi avere un vantaggio rispetto ai concorrenti. Ecco, io nel corso degli anni quel vantaggio l'ho trovato grazie allo studio di analisi tecnica, grazie certamente anche al costante aggiornamento sui mercati finanziari, sui nuovi strumenti finanziari, sulle nuove tecniche di investimento. Però il mio vantaggio rimane nell'analisi tecnica rispetto
all'immensa pletora di operatori, di investitori che approcciano i mercati così con superficialità e senza conoscere, senza sapere quello che fanno. Nel corso degli anni quindi ho faticato molto per riuscire ad apprendere l'analisi tecnica e a capire effettivamente quali fossero i segreti del mercato. Quando sembrava appunto che fossi riuscito quindi a trovare la via del successo, ecco che ritorna l'incubo della crisi subprime 2008, crollo delle borse. Lì però grazie all'analisi tecnica mi sono salvato, effettivamente ho capito lì veramente che era quello il momento per andare avanti, era quella la strada giusta, quindi da lì ecco ho perfezionato al massimo. Quindi oggi devo dire che il mio vantaggio sta appunto nell'aver compreso bene i meccanismi intrinsechi del mercato, grazie anche al vantaggio dell'analisi tecnica. Quindi questo è un po' quello che mi consente di poter dire di essere dopo quasi ben 15 anni di trading esclusivo, come attività esclusiva, posso dire, quindi questo mi permette di dire di essere diventato un trader vincente.